Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video e bentornati sul canale di Italiano19. Oggi siamo qua il 24 di dicembre, quindi domani sarà Natale, siamo tutti più contenti, siamo tutti più buoni. A Milanello fa meno 11, quindi fa molto molto freddo. Infatti mi sa che i milanisti saranno tutti avvolti nei maglioni natalizi, saranno sotto le coperte, i juventini sono a meno 4, fa un po' più freschetto. Magari loro stanno con il golfino, con il pile. Fa un po' freddo, però non come fa a Milanello che stanno congelando, gli si è rotta la caldaia e stanno scendendo di gradi giornata dopo giornata. Invece alla Pinettina, ad Appiano Gentile c'è un bel caldo di più 4, più 4 gradi, quindi si sta abbastanza bene. Ovviamente dobbiamo stare anche noi sotto con i maglioni perché comunque a dicembre fa freddo, però noi siamo veramente contenti perché l'Inter, dopo purtroppo la sconfitta in Coppa Italia col Bologna, ha dato una bella risposta in campionato battendo il Lecce. Che non era scontato, signori, perché il Lecce è una squadra che ha messo in difficoltà tante altre squadre. Tante altre squadre sono state messe molto in difficoltà da Lecce, ma noi siamo riusciti a batterlo 2-0 in casa con una bella prestazione anche di giocatori di cui non si aspettava potessero fare una prestazione del genere. Quindi io direi di non perderci in altre chiacchiere e di cominciare con il video delle pagelle, partendo da Jan Sommer, il muro svizzero, anche oggi ennesimo clean sheet, un giocatore e un portiere fantastico che dà una sicurezza alla difesa veramente veramente alta, sa gestire bene coi piedi, ennesimo clean sheet, a differenza del francese lui rimane costante e non fa cappellate e grandi parate, lui fa grandi parate e prestazioni di normale amministrazione. Cappellate forse ne ha fatta una da quando è all'Inter, quella con il Sassuolo, ma oggi è stato veramente una sicurezza. Voto 6,5 perché ogni volta, anche nelle conclusioni dalla distanza del Lecce, Sommer si è sempre fatto trovare pronto e si è sempre fatto trovare attento. Quindi bravo Sommer. Passiamo adesso alla nostra difesa, partendo dal bisteccone Jan Bissek, anche lui ragazzi, quanto sono contento per questo ragazzo, perché dal primo giorno che è arrivato alla Pinettina, ad Appiano Gentile, io ho sempre detto, crediamoci in questo giocatore, perché questo giocatore ha la possibilità di diventare molto molto forte, perché è vero, tecnicamente sta crescendo in questi mesi insieme a Inzaghi, la scuola Inzaghi sta iniziando a formare Bissek anche come giocatore tecnico, però lui ha un fisico bestiale, come diceva la canzone, corre, è altissimo. È fortissimo, però corre veloce come un treno. È come un treno merci che ti arriva contro. Tu ti scansi quando arriva il treno, non ci vai contro. E ieri ha fatto un gol di testa veramente, veramente bello. Con i tempismi giusti, con i giri giusti. È la ciliegina sulla torta perché in questo periodo Bistek sta facendo veramente, veramente bene con la Lazio, col Bologna, anche se abbiamo perso, ha fatto molto bene con il Sociedad in Champions. E oggi sono 4 partite, anzi 5 più la Champions, che Bistek sta migliorando partita dopo partita. Quindi voto 7 più. Perché sta veramente crescendo il più è perché è un set che sta continuando ad alzarsi. Perché è partito da 6, 6 e mezzo, 7, 7 più e continuerà a crescere. Perché se Bissek continua così può solo crescere. E quindi sono veramente veramente contento. Passiamo adesso a Ace, pugno di fuoco Acerbi. Prestazione di normale amministrazione contro piccoli del Lecce che dopo che Acerbi si è messo dentro Osimhen, Vlahovic, Giroud, Haaland, Gonçalo Ramos, Taremi, chi altri? Tutti quegli altri, Cabral, Beltran, tutti. Si
Si è messo dentro qualsiasi giocatore nelle tasche acerbi in questi anni all'Inter, quindi Piccoli non è tanto difficile da marcare, infatti lo controlla abbastanza bene, se lo mette nelle tasche, Piccoli non vede praticamente mai la palla se non quando torna nella sua metà campo, fa dei bei contrasti, dei bei intercetti, gestisce la difesa come al solito, quindi solito voto 7 al nostro Acerbi. Una sicurezza è come il vino, più invecchia, più migliora. Bastoncino, bastoncino, 6 e mezzo. Devo dire che comunque lui aveva dalla sua parte un giocatore come un giocatore che correva abbastanza, perché appunto non, Banda non è un giocatore semplicissimo da marcare, anche perché Banda svariava, partiva dall'altra parte, quelle volte lo ritrovavi dall'altra parte, quindi aveva dei compiti anche lui, Bastoni, però Bastoni nella partita si è anche proposto in avanti in gestione abbastanza bene, non ha sbagliato mai, non ha mai fatto diciamo dei grossi errori, magari dietro ha fatto qualche incertezza, però non abbiamo sofferto, quindi voto 6 e mezzo perché alla fine fa una prestazione simile agli altri, però manca un po' nella precisione dietro, però sappiamo che Bastoni davanti è una sicurezza, dietro migliora, però qualche volta commette qualche piccolo errore. Passiamo adesso a uno che non sbaglia praticamente mai, ovvero Matteo Darmian, il professore, il soldatino, San Matteo Darmian. Chiamatelo come volete, però anche lui, ragazzi, è un giocatore che non sbaglia praticamente mai. Una sicurezza, parte da esterno e quando Banda dal suo lato avanza, lui torna indietro e fa avanzare Bissek, perché essendo che Darmian è un giocatore più difensivo, più tecnico in difesa, che sa leggere le azioni, sa entrare in contrasto, in scivolata per bloccare i giocatori avversari, mentre Bissek è un giocatore più offensivo. Darmian contro Banda se l'è cavato abbastanza bene. Banda non è riuscito praticamente a creare mai occasioni pericolose. Questo è anche merito del nostro Matteo Darmian. Quindi voto 6 e mezzo, bravissimo Darmian. Adesso arriviamo finalmente al nostro magico centrocampo, partendo dal vice capitano che ieri era capitano, Nicolò Barella. Quanto sono contento quando Barella fa queste prestazioni. Voto 7 perché ieri è partito in quinta, ha messo la quinta, ha acceso il motorino e ha dato la botta di marcia che per tutta la partita non l'ha preso praticamente, non l'hanno preso mai Barella ieri. Correva, distribuiva palloni veramente illuminanti dati da Barella ieri sera, e poi in conclusione il bel gol con assist di tacco di Marco Arnautovic, quindi ha fatto una bella prestazione anche ieri il nostro vice capitano, quindi voto 7, bravo Nicolò. Passiamo adesso a Çalhanoğlu, che ieri finalmente è tornato a essere il Çala che conosciamo e che tanto amiamo. Voto 7, bella assist su punizione per Bissek e a centrocampo le sue geometrie, i suoi passaggi, non va praticamente mai in difficoltà, gestisce il centrocampo come vuole lui, il nostro Xavi turco gestisce palla come vuole e nessuno riesce mai a dargli fastidio. Passiamo adesso all'altro che finalmente è tornato e che ha fatto una bella prestazione anche lui, il nostro Eric Mkhitaryan Iniesta, perché abbiamo il Xavi turco e abbiamo l'Andrés Iniesta armeno, perché ragazzi, Mkhitaryan, i passaggi, gli spazi che ti crea, le letture sia offensive che difensive sono qualcosa di fuori dal normale. Per un giocatore che sta invecchiando anche lui, però è un giocatore che come Acerbi, più invecchia più migliora, quindi è veramente qualcosa di bellissimo quando Mkhitaryan fa queste prestazioni. Voto 7, purtroppo non riesce a diciamo, trovare la via del gol, però
dà una mano alla squadra che è veramente, veramente importante. Passiamo adesso all'altro lato, ovvero quello di Carlos Augusto. Carlos Augusto 6, perché a differenza di Darmian spinge un po' meno rispetto alla partita con il Bologna. Dà una mano, ovviamente, perché il voto è 6, è sufficiente, però spinge un pochettino di meno rispetto all'ultima partita che aveva giocato. Però comunque bravo. Passiamo adesso a Aslani, scusate, ho dimenticato, Aslani 6,5 perché entra poi al 75esimo e dà una mano a gestire il pallone, soprattutto perché a me piace quando Aslani entra e fa bene, perché vuol dire che il tecnico, che Inzaghi ha fiducia in lui, lo fa giocare, gli dà dei minutaggi. E poi comunque col Bologna non aveva fatto malissimo, quindi nonostante abbiamo perso, lui a centrocampo non aveva fatto male. Quindi bravo Christian. Adesso arriviamo alle nostre punte. Anzi, prima di andare alle punte, fermiamoci perché dobbiamo parlare anche di Benjamin Pavard, che è entrato al posto punto di Carlos Augusto. Voto 6,5 perché entra, va molto vicino all'assist e al gol e è un giocatore di un'altra categoria. Si vede sempre, ragazzi, appena entra in campo, appena anche quando tocca la palla, quando ha la manovra, si vede già che lui è un giocatore che viene da una big europea come il Bayern Monaco. Anche l'Inter sta crescendo come dimensione, però non è ancora paragonabile neanche al Bayern Monaco, perché il Bayern Monaco è una squadra praticamente perfetta. E venire da lì vuol dire che tu ti porti anche un grosso sacco di esperienza che all'Inter serve. Quindi veramente Pavard, avere Pavard è qualcosa di veramente, veramente importante all'interno della squadra. E sono veramente contento di averlo oggi. Passiamo adesso a Marco, anzi no, prima di parlare di Marco, fermiamoci a parlare di Thuram. Perché anche ieri Thuram ha fatto bene, non è riuscito a fare assist e fare gol come fa solitamente, però è sempre la solita prestazione. Quando accelera, dà una mano ai compagni davanti, fa le sponde, si propone per farsi dare la palla, per aprire la scatola difensiva, creare degli inserimenti per i compagni. Thuram fa un grandissimo lavoro per la squadra. Quindi voto 6 perché si è comportato bene, bravo Turan. Però oggi qualcuno ha fatto meglio, ragazzi. Oggi ragazzi, perché io ho già visto molti che si sono esaltati per la prestazione. Marco Arnautovic ha fatto la prestazione che doveva fare. Queste sono le prestazioni che si chiedono a Marco Arnautovic. Perché? Perché lui ce le ha le qualità. Perché a Bologna era un giocatore di tutto rispetto. Certo, è vero, la squadra giocava praticamente per lui, però le qualità ce le aveva. È impossibile che venendo all'Inter le abbia perse. Ovviamente giocando panchinaro qualcosa lo perdi perché non giochi tutte le partite, però le qualità ce le ha. E ieri lo ha dimostrato con un tacco illuminante che permette a Barella di andare in gol e poi per tutta la partita fa una grande partita Marco Arnautovic. Va vicino al gol tante volte, una parata di Falcone, la palla che esce di quanto? 5 centimetri oltre il palo. Cioè le occasioni Marco le crea sempre, purtroppo non riesce in questo periodo, in questi mesi a finalizzare, però lui cioè oggi ha dimostrato che lui può dare una mano, però deve essere questo. Se questo è il Marco anche nei prossimi mesi, allora per me va benissimo. Se però alterna queste prestazioni a quella col Bologna, non va bene. Scegli oppure fai una via di mezzo. Oggi hai fatto, anzi ieri hai fatto un bellissimo assist, una bellissima partita, però magari fai un assist, ma fallo tranquillamente, oppure semplicemente prova a fare gol, crea delle azioni davanti. Questo è quello che ti si chiede, quello di creare azioni davanti, di portare avanti la squadra, è quello che si chiede di fare
a Marco Arnaldovic nel caso manchi Thuram o manchi Lautaro. Però comunque la coppia Thuram e Marco non è una coppia che io butterei nello sgabuzzino, perché può essere un'alternativa molto interessante per far riposare Lautaro in caso di partite importanti. Potrebbe essere una coppia vincente questa qua, se viene usata con le squadre giuste e con i tempi giusti. Però potremmo tenercela questa possibilità. E adesso arriviamo al demone di Piacenza, il nostro mister Simone Inzaghi, voto 7. Voto 7 perché comunque si è ripresa bene la squadra non ha avuto crolli. Quest'anno, nonostante dopo le partite che abbiamo perso, pareggiato, ci siamo sempre rialzati da grande squadra. Non ci siamo abbassati, non siamo andati in depressione post sconfitta, siamo sempre rimasti con la mentalità vincente e questo ci permette di avere uno step in più rispetto agli ultimi 2 anni, perché quest'anno abbiamo la consapevolezza di essere forti veramente ed è questo quello che ti differenzia dagli altri. Il sapere di essere forte è diverso da chi crede di essere forte e invece sul campo dimostra di non esserlo. Questa è la grande differenza tra una squadra forte e una squadra che si crede forte. Queste sono le grandi differenze che molti tifosi non notano, ma che io sto iniziando a notare e che mi fanno ben sperare per il continuo di questa stagione. Quindi io direi che ci possiamo fermare qua con questo video delle pagelle. Io vi ringrazio ancora se siete arrivati fino alla fine del video. Vi ricordo che per supportare il canale potete anche lasciare mi piace, condividere il video, iscriversi al canale e attivare la campanella così che almeno quando io pubblico nuovi video voi siete subito avvertiti. Io vi ringrazio ancora una volta a tutti e noi ci vediamo con i prossimi video e buon Natale a tutti!